Cara, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Questa è la conferenza stampa di fine anno di i tre comitati che hanno sede a Cento: Comitato Verifica Ricostruzione, Associazione Libertà per Cento e il Comitato Verso Italexit. Avremo una scaletta, quindi do subito la parola a Mia per il Comitato Verso Italexit, che ci annuncia le novità del 2024. Prego, Mia. Sì, buonasera a tutti. Allora, le novità per quello che riguarda, voi sapete che noi siamo nati sulla scorta di Italexit, che è un partito al momento congelato perché il nostro segretario Gianluigi Paragone ha fatto delle cose per cui è sotto sub iudice, c'è una causa in corso perché ha violato una serie di norme dello statuto, e quindi ci siamo mossi per bloccare una certa attività che era sicuramente non democratica come era nello spirito del partito. E quindi in attesa che l'attività del partito riparta, ovviamente speriamo prima possibile, noi ci siamo mossi come comitato. Il comitato sta continuando a fare le attività che aveva cominciato a fare come coordinamento Emilia Romagna. La novità però è che la causa in corso si dovrebbe definire come cautelare, quindi la sospensiva delle delibere che abbiamo impugnato dovrebbe arrivare entro la fine di gennaio. Però non sappiamo che cosa succederà se anche vinciamo questa causa e avremo avuto ragione sulle violazioni di Paragone. Non sappiamo Gianluigi Paragone cosa farà, e sappiamo anche che c'è già in corso, insomma, la lotta per scalare quello che sarà il partito dopo la causa. Normale. Allora, nel frattempo, noi che siamo i duri e puri e vogliamo Italexit vera, quindi quella che è per l'uscita dall'Unione Europea e dall'Euro e non per derive verso il governo, verso la Meloni come vorrebbe Paragone e molti suoi sodali, stiamo già guardandoci intorno per proseguire questo programma, questo lavoro, insomma, che è l'articolo 1 del comitato, dello statuto del comitato, quindi l'uscita dall'Unione Europea e dall'Euro, che è strumentale, e la ripresa della sovranità monetaria. Ci impegneremo nel 2024 in primo luogo a creare alleanze con altri partiti del dissenso, movimenti del dissenso, associazioni del dissenso che hanno nel loro statuto lo stesso obiettivo, oltre ad altri. Noi abbiamo solo questo che è prioritario, ma siamo consapevoli che potrebbe esserci un'altra associazione, comitato, e ci sono, ne abbiamo già preso contatti, che hanno queste cose nel loro cuore, nel loro obiettivo. E ci siamo, diciamo, confederati con l'associazione, è proprio una confederazione, Insieme Liberi, che accorpa nel suo statuto proprio questo tipo di obiettivi, con diverse associazioni, comitati e partiti che condividono questo obiettivo con noi. Quindi nel 2024 l'obiettivo sarà costruire alleanze con altri partiti simili a noi che condividono questo obiettivo, e eventualmente anche presentarsi alle europee e comunque fare massa critica per tutte le elezioni amministrative che ci saranno sul territorio, con Italexit o senza Italexit. Compreso la città di Ferrara. Compreso assolutamente Ferrara e Modena, perché su Modena mi hanno contattato un gruppo di persone che hanno anche loro a cuore gli obiettivi per cui lavoro io, quindi una città diversa, una comunità diversa da quella che ci hanno imposto fino ad ora, che vede la finanza, insomma, prioritaria rispetto alle necessità delle persone. Mi hanno contattato e a Modena stiamo organizzando una lista civica che dovrebbe essere alternativa alla destra e alla sinistra, che non piace a nessuno su Modena, perché la sinistra ormai sono 70 e passa anni che governa e la destra sta deludendo tutti. E quindi stiamo lavorando anche su questo progetto civico. Quindi la cosa che mi incoraggia molto è che ci vengono a cercare persone anche di un ceto molto benestante, che sarebbe quello che alla fine magari questo governo gli può anche stare bene, e sono quelli che ci hanno rimesso di meno sulla crisi. E invece ci cercano proprio queste persone che evidentemente hanno avuto la capacità di ampliare lo sguardo e capire che i problemi vengono da lontano e che prima o poi riguarderanno anche loro. Che la politica ormai è completamente indifferenziata, esatto, ed è al servizio delle cosiddette lobby finanziarie europee. Grazie Mia, la grazie tua introduzione. Mi serve per poi parlare della città di Cento. La città di Cento è Libertà per Cento, il movimento che, sapete, noi abbiamo creato nel 2016 con durata decennale, che ha partecipato alle elezioni amministrative 16-21 e parteciperà probabilmente alle elezioni amministrative 26. Il contenitore è già pronto per dire le novità di quest'anno. Le novità di quest'anno sono che abbiamo analizzato un po' il bilancio 24-26 che la Giunta ha già deliberato del Comune di Cento,
purtroppo dobbiamo constatare che in questi 10 anni di lavoro, di politica sul territorio, non hanno portato per i cittadini un miglioramento della situazione, perché le tasse non sono diminuite, anzi sono aumentate. L'IRPEF è passata da 2.8 milioni a 4 milioni in questi anni, l'IMU è arrivata a raggiungere i 10 milioni e nel triennale 24-26 vediamo multe per 752.000 euro, 80.000 euro in più addirittura dell'anno precedente. Il debito della città è di 22 milioni circa, 21,6 alla fine del 23, e cala meno che proporzionalmente andando fino al 26 a 16 milioni, era partito da 34 già 14 anni fa nel 2012. A questo punto però i servizi non sono migliorati, i costi delle tariffe dei servizi locali sono aumentati a doppia cifra, abbiamo venduto tutte le partecipate e abbiamo sì un tesoretto di azioni di ERMA che serviranno per ridurre eventualmente i mutui che abbiamo fatto in questi anni con i governi Lodi, con i governi Toselli, con il governo Accorsi attuale, e c'è Ente Fiera che è fallita e costerà 500.000 alla comunità perché naturalmente nessuno le potrà pagare. Si fonderà CMV Servizi con CMV Energia obbligatoriamente, perché i due bilanci altrimenti non stanno in piedi, ma e il teatro costa 800.000 euro all'anno di contributi dei cittadini perché deve pagare sostanzialmente il carnevale. 800.000 euro l'anno per il 24, 25 e 26. Quindi la trasparenza della macchina comunale è diminuita, è sicuramente peggiorata e la città ha perso la più grande azienda patrimoniale secolare, cioè la Cassa di Risparmio, nel silenzio assoluto. A questo poi si aggiunge il polpettone del pronto soccorso, in cui c'è una raccolta di firme che è andata in regione dopo 7 mesi, è stata protocollata finalmente, un'altra raccolta di firme che mi risultano essere nelle mani del Presidente del Consiglio, ma che non si sa bene che fine hanno fatto, una raccolta di firme che sono state fatte sul territorio dai cittadini liberi, non con etichette di partito o qualsivoglia natura, ma che ancora non si sa dove sono nel limbo. Chi ce le ha queste firme, dove sono, come verranno utilizzate, chi le sta tenendo nei cassetti? Io chiedo anche questo ufficialmente stasera con questa conferenza stampa, e lo chiedo in particolare a colui il quale so che le ha ricevute da parte dei cittadini, che è il Presidente del Consiglio, cioè la seconda carica della città, che è un componente dei miei ex alleati alle amministrative, con cui io non ho più avuto rapporti da dicembre 21, né personali, e quelli non se ne parlerà mai più, né politici, e quelli non se ne parlerà mai più per nessun tipo di motivo politico passato, presente, futuro o che si presenti alla città. Noi continueremo a far controllo e politiche sul territorio, perché si chiama Libertà per Centro, il nostro movimento, ma è chiaro che io, essendo presidente anche del comitato verso Italexit, sono sempre più orientato verso questa filosofia politica, che è la liberazione dai poteri finanziari europei che ci stanno opprimendo e portando tutti, e non è un caso che a Modena tu abbia riscontrato anche questa attenzione da parte dei, diciamo, della Modena facoltosa, sì, perché siamo in una barca che ci porterà tutti inevitabilmente, irrevocabilmente, irreversibilmente, come abbiamo detto nei vari incontri fatti quest'anno come comitato verso Italexit, verso la miseria. E questa barca qui si chiama euro. Noi questa barca non la vogliamo più. Chiaramente l'ultima parte dell'intervista riguarda il CVR, Comitato Verifica e Ricostruzione, che voi sapete è un comitato che è nato, e anche questo è sotto la mia presidenza, perché gli amici hanno voluto me presidente, ma non è che sia io sono il presidente, la mia carica, medaglia, 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 è la logica dell'Italexit, primus inter pares. Il CVR esiste ancora, è stato attaccato anche recentemente, qui c'è un mensile che ha già riportato la situazione, giudizialmente, è stato attaccato giudizialmente dal sindaco di Sant'Agostino, da degli professionisti privati e dalla giunta Lodi, che la giunta che stava con lui negli anni nel 19, siamo stati querelati per diffamazione, due nostri esponenti, io non personalmente ma per un articolo fatto su questo mensile e da uno dei nostri esponenti, il tribunale ci ha assolto a tutti i livelli come diffamazione. Quindi di conseguenza, si vede. Quindi di conseguenza a questo fatto, che io ritengo
malsano, un fatto di politica malsana, che un sindaco usi dei soldi pubblici per querelare dei cittadini che cercano di dare una mano al pubblico per evidentemente rilevare situazioni che ci appaiono strane come ricostruzione. Ma non solo, a quel fatto ci si aggiunse una lettera di tutti i sindaci dell'Alto Ferrarese, di cui due ormai non sono più sindaci, perché all'epoca la firmarono i sindaci di Vigherano, di Bondeno, di Poggio e di Cento, che erano all'epoca Barbara Paron, Fabio Bergamini, Daniele Garuti e Fabrizio Toselli. Due di essi non sono più sindaci, anzi tre, perché ormai Bergamini è consigliere regionale, diciamo così, dando manforte alla giunta di Sant'Agostino in questa querela. Bene, il tribunale ci ha assolti e i cittadini sappiano che potranno contare naturalmente sempre sulla nostra opera di difesa del denaro pubblico, perché il CUR ha solo quell'obiettivo lì, che continuerà a prescindere dalla politica che c'è. E riagganciandomi all'inizio della conferenza stampa, e cioè del fatto che il comitato verso Italexit ha sede a Cento, per un motivo molto semplice che mi ha già più volte detto in precedenti interviste e in altre relazioni, ovvero sia: se non capiamo che se non torniamo ad avere una moneta sovrana e una tutela del denaro pubblico, dove non ci sia la logica arraffatrice di prendere il denaro pubblico perché comunque è pubblico e perché arriva, e ho grandissimi timori anche sul PNRR, che adesso siamo arrivati già a 103 miliardi di erogazioni, ho grandissimi timori che la logica del PNRR, dove tutti si vantano di avere preso questi soldi per fare asili, per fare scuole, per fare infrastrutture, ma queste sono spese in conto capitale che miglioreranno le infrastrutture solo se non costeranno in futuro. Queste infrastrutture che verranno costruite comporteranno poi assunzioni di personale, mantenimento delle infrastrutture, eccetera, 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 che saranno spesa corrente. E spesa corrente, voi sapete tutti oggi come oggi, che il patto di stabilità sta per essere discusso per tornare non al 3% di deficit, ma all'1,5% di deficit. Ciò significa che nei prossimi anni noi avremo di fronte come nazione una politica fiscale assolutamente restrittiva, perché fare un deficit dell'1,5% significa farlo della metà di quello che è stato fatto nel 2023, che addirittura è 4,5%, e significa rientrare nei parametri di Maastricht. Il MES verrà fermato perché ormai la presa in giro della politica nazionale è evidente anche ai ciechi. E questo comporterà una riduzione del debito pubblico per 80 anni, l'1% all'anno, per arrivare dal 140 al 60%. Siamo partiti come Italexit, come conferenza stampa, concludiamo come argomenti di Italexit, ma la città che oggi ci ospita, che è Cento, è la sede dei tre comitati che ancora vedono il sottoscritto presidente e che lo vedranno anche nel 24. E se quello che dice Mia è vero, e io non dubito che sia vero perché è così, probabilmente ci presenteremo anche al di fuori di questa città per portare questa logica a conoscenza dei cittadini, che ormai poco alla volta cominciano a capire che o le cose le gestissi bene oppure tu alla fine vai solo in un'unica direzione, che è quella dell'impiccamento alla finanza nazionale e internazionale. Per quanto riguarda il 24, gli auguri sono che noi ci auguriamo di non smettere di credere nelle forze naturali della giustizia, che può trarre sostegno solo da un'equa distribuzione delle ricchezze e da un'effettiva valutazione del merito delle persone che si impegnano. E quindi noi auguriamo a tutti un buon 2024. Seguirà l'aperitivo. Mia, se vuoi concludere. Volevo aggiungere una cosa di colore, che non c'entra con l'uscita dall'Unione Europea, ma c'entra con la svalutazione della nostra cultura, dei nostri valori, della nostra religione. Siamo a Natale,
Molti di voi, sono sicura, avranno visto il video del carro armato. Il nostro sindaco a Modena, no, è una nota che la devo dire, certo, perché è una cosa scandalosa, e a Modena ci prepariamo a protestare, a fare banchetti per chiedere che venga rimosso, un Babbo Natale su un carro armato vestito tutto da natalizio, ok? È una cosa bellissima, allegrissima, è normale che un carro armato venga associato a Babbo Natale, no? Questa roba ha scandalizzato tutta la cittadinanza modenese, stanno chiedendo tutti che venga rimosso, abbiamo già raccolto 2500 firme al sindaco, però io voglio dirlo, non tanto perché siamo bravi a raccogliere le firme, probabilmente terranno duro e neanche lo toglieranno, però voglio porre l'accento su dove ci sta portando questa classe politica, in cui anche il Natale vogliono farcelo passare come una cosa che alla fine la guerra è una cosa buona, dare le armi per fare la guerra è una cosa buona perché porta la pace, e io credo che questa inversione di significati, dove ancora armato al posto di Gesù bambino, ci deve preoccupare tutti quanti. Lasciamo stare i transgender, tutte le polemiche sulle persone più strane, che sono tutelatissime lo stesso, nessuno le metteva in discussione, però almeno la nostra religione, i nostri valori, la nostra cultura dovremmo averle a cuore, e invece qui ci prendono in giro anche su questo, quindi ci tenevo a questa nota di colore perché la gente si deve ribellare, questo è il significato. C'è un di video una... che ha avuto fra l'altro già migliaia, sì, di è diventato virale perché c'è questa persona neanche italiano che si lamenta perché dice non potete usare questa roba per celebrare il Natale, questi carri armati hanno ucciso migliaia di bambini, di civili, di persone. Bene. Se ci sono domande, altrimenti noi concludiamo qui l'intervista, che la videoconferenza.